Buongiorno, mi chiamo Giacomo. Ho avuto dei problemi di peroné circa 3 anni fa. Dopo aver girato l'Italia a lungo e largo, insomma, fra vari medici, urologi, insomma, che quasi tutti mi davano per scontato il fatto che fosse meglio che mi rassegnassi. Perché il problema mio era una fibrosi al pene che praticamente peggiorava di anno in anno. Poi fortunatamente ho incontrato il dottor Antonini, insomma, che mi ha spiegato che questa era una cosa che avrei potuto risolvere solamente con un intervento mini-invasivo, che lui ha effettuato da tanti anni, e con l'inserimento di una protesi per tenere il pene dritto. E infatti questa è stata la soluzione migliore, che oggi come oggi mi ha permesso di ritornare alla vita di prima, perché francamente con una peroné che avanza, che peggiora di anno in anno sarei arrivato al punto che, ecco, sarebbe finita la mia vita sessuale. Quindi, fortunatamente, a questo intervento che ho fatto, ho ritrovato la mia fiducia di nuovo, la sensibilità è rimasta la stessa, praticamente la mia erezione naturale è rimasta, e questa era una cosa molto importante perché io pensavo che la perdessi, e poi la protesi mi aiuta, ecco, a tenere dritto il pene. E in più migliorando anche la prestazione sessuale, perché comunque ho 58 anni, non sono più un trentenne, di conseguenza è migliorato un po' in tutto praticamente. Quindi ringrazio il dottor Antonini che è stato comunque una persona che mi ha indirizzato senza troppi fronzoli, diciamo così, andando al sodo, contrario ad altri medici che ho dovuto subire delle infiltrazioni di un farmaco che si chiamava, non ricordo bene il nome di questo farmaco, comunque un farmaco per la peroné, costosissimo, tra cui, tra parentesi, senza ottenere nessun, Xiapex si chiamava, senza ottenere nessun risultato, anzi, mi è sembrato quasi quasi che la cosa peggiorava, peggioravo, quindi di conseguenza, grazie anche alla pubblicità che il dottore fa su internet, uno si è potuto documentare e aver fiducia di prendere fiducia di fare questo intervento, perché sicuramente al primo acchito non è semplice prendere una decisione così, però dopo, ecco, io non mi sono pentito, questo è tutto. E lo consiglio a chi magari ha un problema come il mio, perché alla mia età è facile andare incontro a questi problemi, per chiunque può capitare. A me è capitato, ha capitato a me come tanti altri, e come tanti altri spero che se vogliono guarire, la strada, l'unica soluzione è questa. Ma il pene era storto circa 70 gradi, 75 gradi, ma il punto era comunque, a parte che era storto e che comunque peggiorava, peggiorava fino al punto che sarei sicuramente diventato impotente fra 2 o 3 anni, non lo so fra quanti, ma in quelle condizioni il pene non fluiva più il sangue bene, quindi di conseguenza le erezioni non duravano più. Duravano poche, le perdevi, perché come se fosse stato bloccata, ecco, quell'afflusso di sangue veniva bloccato da questa fibrosi. Quindi, di conseguenza, non è stata una scelta semplice, perché a dirne così, qualcuno che magari è lì con questo problema penserà che uno fa una pubblicità, non ho bisogno di fare pubblicità a nessuno. Lo dico perché questa esperienza personale avevo migliorato la mia vita. Ringrazio il dottor Antonino, ancora una volta lo dico, ringrazio Dio, perché comunque sono riuscito a ecco, a effettuare questo intervento con coraggio e non mi sono pentito. Di conseguenza ringrazio ancora il dottor Antonini che mi ha saputo consigliare e incoraggiarmi a fare questo intervento perché non era una decisione semplice da prendere.